Eccoci qui, cari amici di Vieni a vivere all'estero, buongiorno e benvenuti. Oggi vorrei parlare dei consigli che darei a me stesso se mi trovassi nella situazione di essere amante dell'estero, di aver fatto le prime esperienze e trovarmi al di sotto dei 30 anni. Sarebbe stato comodo avere qualcuno che mi avrebbe potuto consigliare avendo fatto il percorso, perché uno riceve sempre consigli da persone che non sanno, ma io che sono nella posizione di poter dire per aver vissuto sia i miei, come si dice, i miei 20s, quindi il periodo attorno ai 20 anni, che quello ai 30 anni, diciamo all'estero, sicuramente avrei qualche consiglio da dare. Cominciamo. Prima cosa, non credete al fatto della mentalità italiana che dovete per forza sistemarvi e comprarvi casa e avere un posto fisso con uno stipendio regolare che fate il vostro lavoro dalle 9 alle 6 e vi dicendo. Questa è una cosa che se vi piace la potete prendere, ma che se prendete potrebbe essere anche il limite per non muoversi più, perché uno comincia a creare, diciamo, delle cose che sono un po' difficili talvolta da ottenere. Quindi uno dice: ah, mi sono comprato la casa, mi sto facendo il mutuo, mi sto organizzando per fare famiglia, mi sto mettendo a posto con il lavoro per fare carriera. Tutta quella fatica poi a smontarla, quindi di solito le persone non sono disposte a smontarla, per cui poi resta un sogno nel cassetto quello di continuare a scoprire l'estero. Poi, l'altra cosa è di cercare di esplorare più posti, più varietà di situazioni. Io ho avuto la fortuna di lavorare in grandi aziende, in piccole aziende, in aziende medie, aziende irlandesi, aziende americane, aziende italiane, insomma, c'è proprio un grande mix di esperienze che mi fa guardare il mondo del lavoro con una prospettiva piuttosto unica rispetto a chi ha avuto un solo lavoro e se l'è tenuto anche all'estero perché magari vedeva che ogni anno gli davano lo scatto di stipendio di anzianità. Per quanto sia comodo e conveniente avere questi cash che arrivano in maniera sempre più sicura e abbondante, tolgono l'opportunità invece più unica che quella di scoprire il mondo. Ci sono delle cose che non si possono fare a 70 anni, lo sapete meglio di me. E quindi quando uno ha la possibilità di poter cogliere il momento della propria giovinezza, c'è proprio la poesia, giovinezza che si fulge tuttavia, di domani non c'è certezza, deve cercare di spaccare il mondo per quello che riesce, deve cercare di seguire le sue ambizioni, perché ci sono troppi adulti, troppa gente che magari è invidiosa, troppa gente che non sa che è legata a un sistema di valori, di tradizioni che non va bene per noi, non è adatta a noi, che ci dice che cosa dobbiamo fare. Quindi voi, trentenni o ventenni o gente tra i 20 e i 30 anni che mi state ascoltando, cercate di non farvi ingabbiare nello schema altrui. Vorrebbero tutti vedervi, dice: ah, ma se vai a Londra poi vai a fare il manager, ma poi se devi andare lì a Dublino almeno per quella cifra, se no che cosa vai a fare? Questi sono conti che si fanno loro facendo 2 più 2, perché poi devono andare, quando vanno dalla parrucchiera sotto al casco, a raccontare alle altre befanine qual è la situazione. Ma loro che ne sanno di cosa state scoprendo? Che state imparando magari una lingua, una cultura diversa, vi state facendo un gruppo di amici internazionali che saranno la base di un pensiero allargato. Quindi, ragazzi, lasciate perdere ogni maniera in cui sia il sistema che gli adulti, quelli che magari oggi hanno, non so, X anni o politici vi vogliono ingabbiare, fate di testa propria, seguite i vostri istinti, siate ribelli, perché poi a incasellarsi si fa sempre in tempo, assolutamente. Quindi non c'è una persona che dice: ah, avrei voluto incasellarmi di più. Ho sentito al massimo il contrario. Quindi io stesso mi ricordo che ero andato a fare l'animatore che avevo già 29 anni, che è un'età è pazzescamente alta per fare quel mestiere, perché devi avere energia a mille, devi riuscire veramente a spaccare tutto.
E mi ricordo che c'era uno dei capi animatori, questo qua che veniva anche da lontano, se la tirava, mi diceva: com'è possibile che tu sei qua, non ti sei ancora sistemato con un lavoro stabile, quello che è? Dice, ma semplicemente perché non avevo voglia di prendere quella via, perché vedevo altri che avevano già la faccia diventata grigia a 20 anni, quindi ognuno sceglie come gli pare, quindi... Non fatevi incastrare da schemi che non sono i vostri. Se avete voglia di andare a vivere in Polo Nord, in Finlandia, in Sudafrica, in Congo, dove volete, è un qualcosa che vi appartiene. Avete una carta da giocare, seguite quella cosa. Sarete sempre in tempo poi a fare le vostre cose. L'Italia vi mette addosso un sacco di paure, un sacco di schemi che vedo che altri paesi non hanno. E quindi non fatevi fermare da queste, leggete libri in lingua originale scritti da persone che vivono in contesti più ampi, scritti a Londra, scritti a New York, e vedrete che riuscirete a vivere tutte queste grandi esperienze che non si possono fare a 70 anni, perché poi persone dice, poi quando avrò la sicurezza finanziaria, poi quando avrò comprato la casa, quando avrò tutte queste cose, allora farò. Si possono fare anche a 70 anni, ci sono persone ammirevoli che lo fanno anche a 90, ma... Purtroppo non si ha né la stessa spensieratezza, né le stesse capacità fisiche, né le stesse capacità mentali. Quindi, se uno lo vuol fare a 90 anni, lo applaudo, mi rallegro per tutto questo, ma è un momento ideale per farlo tra i 20 e i 30 anni. Quindi, ragazzi, non fatevi ingabbiare da una cultura che vi dice che state facendo la cosa sbagliata. Ci sarà sempre tempo, dopo i 30 anni, dopo i 35, di fare quello che volete e mettervi nel sistema come dicono loro.